valutazioni, ha detto che la squadra ha fatto un buon precampionato. Cosa dirà ai ragazzi per motivarli in vista della nuova stagione? Per motivarli non credo di dire troppo, nel senso che è già la squadra che si motiva da sola. Abbiamo una squadra nuova, una squadra che si è assemblata da poco, e quindi credo che tutti i giocatori abbiano la voglia di dimostrare sul campo che sono utili al progetto. Quindi questa credo che sia la motivazione più importante della squadra. Ok, tra i nuovi arrivi ci sarà qualche modo, insomma, d'emozione per l'esordio in Superlega? Parlo magari per l'Oser o per Milad. Allora, le emozioni fanno parte integrante del nostro essere sportivi, no? Ma credo che le emozioni debbano essere vissute in qualunque area della vita. Per cui ben vengano le emozioni, ben venga il fatto che si sentano per la prima volta in un campionato proiettati, in un campionato nuovo come quello italiano. Credo che, come l'arbitro fischierà all'inizio della contesa, l'emozione lascerà lo spazio invece alla determinazione per portare a casa ogni pallone. Non dico il risultato, perché quella è una cosa alla quale non penso mai. E l'anno scorso avete affrontato Top Volley Cisterna in casa ed è stata una partita lunghissima, vinta al tie-break. Record di durata. Anche record, 250 punti segnati, quindi che sfida ci aspetta, visto che hanno cambiato tanto? Ci aspetta una sfida complicata, primo perché le prime partite del campionato sono sempre molto complicate, e dietro le prime partite del campionato ci sono sempre delle sorprese, possono esserci sempre delle sorprese. Ci aspetta una gara complicata per la capacità che ha il palleggiatore avversario, Michele Baranovic, uno dei più bravi per me a livello mondiale. E ci aspetta una gara complicata perché comunque dall'altra parte della rete la squadra è una squadra esperta. Al di là di Michele come palleggiatore, Zingel è un centrale esperto. A rinforzare la squadra è arrivato Caliberda, un tedesco, anche lui esperto, giocatore che ha calcato diversi campionati, italiano, polacco, turco, insomma è un giocatore che ha un'esperienza importante, per cui ci aspetterà una partita molto complicata. Ok, Caliberda è un suo ex giocatore, è un ritorno nel campionato italiano, gli dirà qualcosa? O... Diciamo che Dennis l'ho avuto per una partita, io perché poi si ruppe la spalla, cioè ha avuto una distrazione importante alla spalla e quindi fu operato, e è rimasto un buonissimo rapporto con il ragazzo, un ragazzo molto intelligente, e credo che aiuterà tantissimo Cisterna. Ci saluteremo prima della partita come sempre da grandi amici, poi quando comincia a parlare al centro arrivederci, grazie, ecco.